Abbiamo preso due macchine nuove con noleggio a lungo termine, anche per controllare un attimino la situazione dei costi, perché evidentemente con un lungo termine abbiamo dei costi fissi mensili. Abbiamo preso un Renegade 4x4 perché abbiamo anche una zona evidentemente di montagna molto importante. Abbiamo preso un'altra Fiat tipo che abbiamo qua esposta, e soprattutto abbiamo anche avuto l'opportunità con il concorso di assumere anche agenti da Polizia Municipale. Diciamo che adesso ci sono tutti gli strumenti per poter far bene. Siamo molto soddisfatti perché evidentemente, appunto, nonostante la pandemia e il Covid, stiamo portando avanti il nostro progetto, che era quello di ampliare il servizio della Polizia Municipale nel territorio per dare una mano a tutte le forze dell'ordine presenti, che stanno facendo un grandissimo lavoro, e noi vogliamo essere di supporto alle stesse. Evidentemente il territorio è molto vasto, però faremo anche nuovi turni per entrare maggiormente anche nelle frazioni per garantire la sicurezza ai nostri concittadini. Oggi andiamo, diciamo, a concretizzare un primo step di un percorso iniziato un paio di anni fa, che purtroppo è stato rallentato dall'emergenza sanitaria Covid. Andiamo ad assumere quattro nuove unità e ad implementare il parco macchine di due nuove unità. Questo sicuramente ci permetterà per il futuro di organizzare al meglio quella che è, appunto, l'attività della nostra Polizia Municipale, e quindi di organizzare al meglio i turni, perché no, anche di prevedere, vista la vocazione turistica di Cortona, il famoso turno di notte che da tanto tempo ne stiamo parlando.